Un saluto a tutti i telespettatori di Le Fonti TV e in particolar modo a voi che seguite con puntualità la rassegna stampa di Le Fonti Legal TV, la trasmissione televisiva che, come saprete, si propone di effettuare una veloce rassegna sulla relativa alla omonima rivista Legal presente in edicola e diretta da Angela Maria Asculli, che è dedicata proprio al mercato legale. La rivista, come già più volte accennato nelle precedenti edizioni, potete trovarla nel tradizionale formato cartaceo in edicola, ma anche online in formato digitale. Andiamo a vedere dunque insieme, come di consueto, quelli che sono, a leggere insieme i titoli dei principali articoli presenti nella rivista, soffermando la nostra attenzione sul contenuto di quelli che sono gli articoli più salienti contenuti nella rivista di Liga del mese proprio di maggio, che potete trovare ancora attualmente in edicola. Dunque, iniziamo a guardare insieme la copertina, come vedete sul monitor, analizzando la copertina di questo mese dedicata a Stefano Sennhauser, che ci parla dei finanziamenti immobiliari. Andiamo a leggere insieme il titolo della copertina: Real Estate Financing e ottimizzazione dei portafogli. Secondo Stefano Sennhauser, Managing Partner di Allen Overy, sono queste le attività che hanno lo sviluppo più significativo, il business nel settore banking. Poi, ovviamente, a seguire, sempre leggendo la copertina, all'interno troveremo un corposo dossier dedicato ancora una volta sul decreto legge 231, si parlerà degli obblighi e delle responsabilità, si andrà a approfondire proprio questa tematica di grande attualità e ovviamente non poteva mancare un richiamo anche sul GDPR, ovvero la normativa sulla privacy diventata approvata recentemente, e quindi si andrà ad analizzare poi gli adempimenti delle aziende sia private sia della pubblica amministrazione. Proseguendo, entrando dentro la rivista, andiamo subito alla sezione protagonisti, dove leggiamo il titolo. All'interno della sezione protagonisti della rivista di maggio troviamo appunto l'intervista che è stata rilasciata dal protagonista di questo numero, ovvero Stefano Sennhauser, il quale ci parla appunto del banking, del settore banking e del real estate. In particolar modo. Andiamo a leggere il titolo: Le strade più promettenti. Real estate financing, ma anche filoni connessi agli NPL, come l'ottimizzazione dei portafogli e UTP. Quindi, secondo Stefano Sennhauser, managing partner di Allen Overy, sono queste le attività più significative per il business. Andando un attimo a scrollare l'articolo e quantomeno a leggere una parte, diciamo, dell'intervista che è stata rilasciata, lo stesso afferma: banking trainato da real estate financing, cessione di crediti deteriorati, acquisition financing. In prospettiva invece si svilupperanno due filoni legati ai non performing loan. Lo stesso protagonista continua affermando che è necessario però affinché il settore bancario continui a svilupparsi e che riprenda al più presto il percorso riformatore con priorità a semplificare la possibilità di ricevere finanziamenti dai fondi stranieri per le società italiane. Continua ovviamente: oggi infatti sono ancora troppe le restrizioni per gli investitori che, se decidono di sostituirsi alle banche nel supporto delle aziende italiane, devono affrontare meccanismi complicati e costosi. Ci parla ovviamente a spiegare alle fonti legal le prospettive del settore banking dal punto di vista legale e le strategie di investimento dello studio, proprio Stefano Sennhauser, come già detto in anticipo. Quindi all'interno della rivista, nella sezione protagonisti, troverete ovviamente l'approfondimento con richiamo in copertina. Proseguendo avanti, quindi sfogliando la rivista, come di consueto partiamo sempre dal sommario che ci elenca quelle che sono le varie sezioni di cui si compone la rivista. La rivista si apre con la sezione scenari per poi proseguire con protagonisti, di cui abbiamo già visto in anticipazione l'intervista dedicata al protagonista di questo mese. Poi prosegue con mercati e business, penale e fisco, banking and finance, imprese e lavoro, per chiudere infine professione avvocato. Proseguiamo, iniziamo con scenari. Nella sezione scenari abbiamo un articolo dedicato proprio alla privacy, il regolamento europeo, la nuova privacy, obblighi e sanzioni.
il pacchetto comunitario sul trattamento dei dati personali entra in vigore automaticamente, ma l'armonizzazione italiana, la sovrapposizione con la direttiva sui pagamenti e le correzioni in corsa di Bruxelles creano una giungla normativa in cui sarà difficile districarsi. Questo è un articolo di Filippo Fattore. Passando avanti, andiamo invece nella sezione mercati e business. Questa sezione è dedicata invece al mercato del private equity. Un articolo molto importante e molto interessante di Luigi Dell'Oglio, il quale, leggiamo subito il titolo, si aprono i nuovi spazi nel private equity. Anno record per il settore degli investimenti. Ai classici canali si affiancano strumenti alternativi come SPAC, PIR e mini bond. E il ruolo dell'avvocato diventa decisivo per far dialogare le parti e combaciare gli interessi di tutti. Poi ovviamente all'interno troverete, leggerete meglio il contenuto dell'articolo. Proseguendo sempre, continuando a sfogliare sempre la rivista, io mi trovo in questo momento a pagina 26 della rivista in formato cartaceo che ho qui al mio fianco, voi invece vedete il formato digitale online. Nella sezione penale e fisco invece abbiamo, come già detto, come anticipato in apertura, con un richiamo in copertina, abbiamo invece l'articolo dedicato ancora una volta al decreto legislativo 231. Normative, decreto legislativo 231 tra obblighi e responsabilità. Combattere i fenomeni corruttivi e migliorare il sistema dei controlli interni, questi i principali obiettivi dei modelli organizzativi previsti dall'impianto normativo del 2001, che dopo una partenza incerta sono oggi tra i principali strumenti di riduzione del rischio reato. Proseguendo, arriviamo adesso alla sezione Banking and Finance. Leggiamo il titolo. Classifica gli studi legali in cima al mercato dei capitali. Allen Overy, Pedersoli e Latham in testa al ranking di Le Fonti Legal dedicato ad Equity e Debit Capital Markets. Soffermiamoci un attimo sul contenuto di questo importante articolo, in quanto proprio nel numero di maggio troviamo a pagina 46 della rivista Legal un corposo articolo sul ranking degli studi legali in cima al mercato dei capitali, un articolo con un ampio richiamo anche in copertina. Come saprete, le classifiche che sono mensilmente redatte dalla nostra redazione sono realizzate in collaborazione con il Centro Studi e sono gestite sulla base di tutta una serie di dati che vengono raccolti derivanti dalle operazioni che sono dichiarate da parte degli stessi studi legali, i quali poi vengono ovviamente elaborate da parte del nostro centro studi e da parte della redazione sulla base di tutta una serie di criteri rigorosi che ovviamente sono il numero delle operazioni che sono state concluse nell'arco di tempo considerato. In questo caso partiamo dalla fine del 2017 ed i primi mesi del 2018, quindi un arco di tempo di 12 mesi circa, oltre naturalmente a tener conto del relativo controvalore di ogni singola operazione conclusa, della reputation del cliente, della composizione del team legale e delle tecniche legali adottate. Ecco, in relazione a questo andiamo a vedere quindi nel caso del mercato dei capitali quali sono questi studi legali che hanno guadagnato terreno e quali invece hanno perso terreno nel periodo di tempo considerato. Iniziamo con gli studi legali, quindi dal grafico come si può evincere gli studi legali che quindi hanno guadagnato maggior terreno, come potete vedere in sovraimpressione. Abbiamo innanzitutto in cima alla classifica Allen Overy, il quale copre il 15,5% del mercato dei capitali, a seguire Pedersoli con il 12,9%, poi Latham con il 10,2% e infine a seguire Bonelli erede in quarta posizione con il 7,9%. Si tratta di quattro importanti studi legali che si sono dimostrati molto attivi in questo periodo proprio nel capital markets e complessivamente coprono oltre il 40% del mercato. Andiamo invece a vedere attraverso anche con l'aiuto del nostro grafico sinteticamente quelli che sono invece gli studi legali che hanno perso terreno in quest'arco di tempo in questo settore. In prima posizione abbiamo Cleary, ma a seguire anche Gattai, Minoli e Agostinelli per le stesse ragioni, ovvero le operazioni da parte di entrambi gli studi legali dichiarate e il relativo controvalore preso in considerazione complessivamente non consentono a questi due importanti studi legali di posizionarsi tra le prime 15 posizioni in classifica.
Successivamente in terza posizione, a sorpresa, abbiamo Gianni Origoni, Grippo Cappelli, che in base alle dichiarazioni rilasciate e il numero di operazioni concluse risulta, da dati che noi abbiamo raccolti, che copre solo il 2,3% del mercato, nell'arco, ripetiamo, sempre nell'arco del periodo di tempo considerato. Infine abbiamo in quarta posizione Gatti Pavesi Bianchi, che in base alle dichiarazioni rilasciate, sempre in base al numero delle operazioni concluse e così come vengono poi elaborate da parte del nostro centro studi, copre il 2,3% del mercato dei capitali. Quindi, riassumendo graficamente, questi sono gli studi legali che in questo periodo di tempo hanno nel capital markets, hanno guadagnato terreno, e gli studi legali che invece hanno perso del terreno proprio in questo campo. Poi ovviamente, come potete vedere, ritornando alla rivista, come potete vedere dalle pagine della rivista, quindi ci sono tutta una serie di grafici all'interno della stessa dove vengono riportati gli studi più attivi nell'ambito del capital markets, come possiamo leggere anche qui nella relativa didascalia. La classifica divide in tre fasce gli studi legali in base alla percentuale di operazioni tra ottobre 2017 e aprile 2018, prese ovviamente in considerazione e poi ponderato sulla base dei criteri che vi ho appena enunciati. Continuiamo sempre, come potete vedere ci sono poi tantissimi grafici legati proprio ad la tipologia di operazioni che maggiormente sono concluse nell'ambito del capital markets, quelli i deal più frequenti, così come poi anche alcune delle operazioni, un grafico molto corposo, uno schema molto corposo di alcune di quelle che sono alcune delle operazioni più significative e più importanti degli ultimi 12 mesi nel capital markets. Continuando avanti, passiamo alla sezione imprese e lavoro. Proseguendo, quindi leggo il titolo, ancora una volta si parla di GDPR, come detto anche in apertura, in copertina, ovvero la tutela dei dati e della privacy. Quindi privacy, la tutela dei dati personali all'esordio del GDPR. La nuova disciplina prevede un diverso approccio nel trattamento dei dati, nuovi adempimenti e un'attività di adeguamento attraverso aggiornamenti a carico delle aziende e delle pubbliche amministrazioni. Quindi un articolo che mette in evidenza quelli che sono gli obblighi da parte sia delle imprese private sia ovviamente da parte delle imprese pubbliche e quelle quali sono tenute a doversi adeguare a quello che è il nuovo regolamento. Proseguendo oltre, abbiamo infine la nostra rivista, come già saprete, si conclude con la sezione professione avvocato. A partire da questo mese e poi anche nei mesi successivi troverete il ritratto, uno spazio curato che sarà curato da Gabriele Ventura, il quale ci promette di effettuare delle interessanti interviste ai protagonisti del mercato legale al fine di andare ad ricavarne un vero e proprio un ritratto, ovvero una descrizione di quelle che sono le tappe più salienti dei vari protagonisti che verranno intervistati, che hanno permesso loro di raggiungere la vetta della loro carriera e perché no anche alcuni aspetti e aneddoti di vita privata. Andiamo ad, in questo caso, nel mese di maggio, l'intervista riguarda Luigi Macchi di Cellere e leggiamo un attimo il titolo: da Geppi allo studio azienda, 50 anni di carriera da film. Luigi Macchi di Cellere racconta le fonti legal la sua professione dagli inizi ad oggi. Quindi questo articolo in questo caso sarà dedicato proprio ad Luigi Macchi di Cellere. Ecco, io come potete vedere in sovraimpressione. Dunque, io concludo ovviamente ricordandovi che potete trovare maggiori informazioni sulle Fonti Awards e su tutte le iniziative di Le Fonti, comprese anche quelle di Le Fonti TV, ovviamente tutte le interviste che verranno trasmesse e le varie repliche anche su Il Sole 24 Ore puntualmente ogni settimana. Ovviamente io vi ringrazio tutti voi per averci seguito, vi do appuntamento con la prossima puntata della rassegna stampa di Le Fonti Legal TV e vi auguro un buon proseguimento con la programmazione proprio qui sulle Fonti TV. Seguiteci.